Come si ritrovano a Pezzolo così tanti ragazzi provenienti dagli Stati Uniti, dalla Finlandia, da tanti paesi di tutto il mondo? Come li hai portati qui? Nel 2020 è iniziato questo percorso, abbiamo messo in tanti posti abbiamo chiamato degli artisti che volevano passare un soggiorno artistico qui in Sicilia, ma non soltanto un soggiorno artistico normale, ci sono tanti soggiorni artistici. Qui questo è più con la partecipazione della comunità. Per quelli che davvero volevano fare un coinvolgimento con la comunità qui, questa comunità rurale, della costa, antica, con tanta storia, tanta mitologia, artisti che si volevano davvero coinvolgere con questa comunità per venire qui per creare per 3 settimane e poi alla fine di presentare qualcosa del loro lavoro nel nostro festival di 3 giorni che facciamo ad agosto, sempre con la partecipazione della comunità. Quindi è da 2020 che aspettano in realtà questi artisti di venire qui. Ecco, siamo a Pezzolo perché tu hai origini Sì. qui. Sì, io sono originariamente pezzolodo, però sono nata e cresciuta negli Stati Uniti, però la mia infanzia è sempre stata l'estate, sempre qui a Pezzolo, perché c'è nonni, zii, cugini, tutti qui. Quindi questo luogo per me è così diverso da quello che ho vissuto negli Stati Uniti. L'ho sempre trovato un luogo che mi dà ispirazione, che mi. Non lo so, c'è un po' di fantasia, un po' uno si può immaginare un altro tempo qui, in un mondo diverso qui, e per me è sempre stato un luogo di creatività. Abbiamo visto i ragazzi lavorare, c'è chi sta creando lo spettacolo, c'è chi sta creando dei workshop, abbiamo visto un'intervista, le ragazze che ti aiutano, ad organizzare. Ci racconti un po' questa squadra come lavora? Sì, allora ci sono 2 studenti dell'Università di Brandeis, il Dipartimento di Studi Italiano ci sta sponsorizzando. Brandeis University è un'università a Waltham, dove sono nata io, con l'aiuto di professoressa Paola Servino dal Dipartimento di Italiano lì. Quindi sono 2 studentesse che studiano italiano, sono qui per migliorare la loro lingua, ma anche per capire il percorso per diventare company manager, che è una che gestisce una compagnia quando fanno tour o quando fanno soggiorni artistici, per il loro benessere. Quindi anche loro sono qui con me, sono tanto fiere del lavoro che stanno facendo qui in realtà. Allora, tutti assieme ogni mattina ci riuniamo e in realtà loro quattro, le 4 artisti che sono venuti, uno dall'Inghilterra, uno dagli Stati Uniti, però originalmente da Iran, una francese che sta a New York da tanti anni e una finlandese che sta a Spagna. Loro condividono un po' del loro practice, forse Ok. questo non lo so dire in italiano. No, condividono un po' il tempo e le loro abilità lavorando E insieme. hanno fatto un workshop tra loro quattro per impararsi, insegnarci a tutti un po' di quello che loro fanno come artisti e per prendere un po' di ispirazione, un po' di collaborazione anche fra di loro. Poi durante la giornata sono liberi di lavorare sui loro spettacoli, i loro workshop, il loro lavoro con tutta l'ispirazione di questo luogo dove siamo, con l'interazione con la comunità anche. Poi di sera ci riuniamo tutti ogni sera per un po' di check-in per dire ok, oggi com'è andata per te? Che cosa hai bisogno? Che cosa pensi? Come si stanno trovando? Tu conosci il posto, loro non lo conoscevano. Penso va abbastanza bene. La prima giornata io ci ho fatto fare un caccia tesoro in tutto Pezzo e hanno fatto 2 ore di Giro. giro per ambientarsi, pure per conoscere un po' la gente qui intorno, quindi un po' di conoscenza del luogo. Penso che si stanno trovando piano piano. Fra qualche giorno, proprio poco prima di Ferragosto, ci sarà poi lo spettacolo. Nel frattempo organizzate anche dei giochi qui nel borgo, nel villaggio. Siete un po' emozionati in attesa di questo spettacolo? Sì, direi di sì. Facciamo 3 giorni del festival che ognuno di loro presenta qualcosa, condivide qualcosa, anche se è un lavoro ancora in corso, presentano qualcosa di quello che hanno trovato qui.
e poi aggiungiamo anche altri giochi, eventi, workshop. La prima nottata in realtà facciamo un bellissimo, si chiama un microfono aperto, che si usa assai negli Stati Uniti, in cui abbiamo invitato anche dei grandi talenti Pezzolo di venire a condividere musica, poesie, racconti, queste cose tutte assieme. Poi alla fine della notte il microfono è aperto per chi vuole portare un altro pezzo di musica, un'altra poesia. Questo è la prima nottata, facciamo questo qui alla Chiana Chiesa, quello è l'11 agosto, e poi il 12 e 13 agosto altri eventi, Ruba Bandiera, uno degli eventi che è piaciuto a tutti negli anni passati, facciamolo di notte, anche Pietre di Pezzo, in cui invitiamo tutta la gente di Pezzo di venire a pitturare delle pietre che poi nascondiamo in tutto il paese per fare un altro caccia tesoro. Quindi vogliamo riempire tutto il villaggio con arte per quelle 3 giorni, questo è il nostro obiettivo. Ci aspettiamo a Pezzolo! Ciao! Ciao.